Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi ho uno sfondo alle mie spalle che è un pochino diverso. Vi faccio anche vedere. Questo è il mio frigo con tutte le calamite, perché io adoro le calamite per il frigo, e sono qui per un motivo molto semplice, perché ho deciso di cominciare a mettere sul canale dei video tutorial con delle ricette di cucina, ma delle ricette di cucina veramente molto molto semplici, adatte anche a chi non sa assolutamente cucinare, che ha bisogno di fare qualcosa di veloce e di semplice, senza lanciarsi in cose troppo elaborate e troppo sofisticate. Quello che vi faccio vedere oggi è una torta semplicissima. Io ho fatto un plum cake perché il tegame ha la forma del plum cake, però ovviamente questo tipo di impasto può essere utilizzato anche in un semplice tegame rotondo. Vedrete che è semplicissimo e per di più questa torta è assolutamente povera di grassi perché non utilizzo né il burro e né l'olio, ma utilizzo soltanto uno yogurt. Andiamo a vedere come si realizza e poi ci vediamo dopo per mostrarvi il risultato. Eccoci qua, siamo pronti per la realizzazione, la preparazione di questa torta. Io vi elenco un momento gli ingredienti: 3 etti di farina, che ho già preparato, ovviamente l'ho già messa in questa terrina qua, 150 g di zucchero, poi vi servirà una bustina di lievito per dolci, vi serviranno 2 uova, eccole qua, uno yogurt magro o intero, come volete, io utilizzo lo yogurt della Coop, quindi un vasetto di yogurt, e poi vi servirà io uso dell'aroma per dolci già pronto nella fialetta. Poi, se voi volete ad esempio aromatizzare la torta con il limone, potete sbucciare un limone e tritare le bucce. Io preferisco utilizzare le fialette già pronte perché è molto molto più pratico. In questo caso l'aroma non è al limone, ma è al rum, perché comunque, insomma, è molto buono, delicato, non dà proprio quel senso di liquore forte e comunque dà un buon sapore. Poi utilizzo lo zucchero in granella di questo tipo qua e utilizzo un pochino di latte. Io utilizzo un latte scremato, ma va bene intero, va bene parzialmente scremato, non è importante. E questi sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Procediamo con la preparazione della torta. Io parto sempre unendo le uova allo zucchero. Quindi voi metterete il vostro zucchero all'interno della vostra terrina, quindi qua c'è lo zucchero. Io inserirò le 2 uova, tutte e 2 insieme. Quindi procedete rompendo le uova, la prima. Ecco qui. Cominciate a mescolare gli ingredienti utilizzando, io spero che la luce sia adeguata, mi dispiace se si vede male. Cominciate a girare utilizzando lo sbattitore elettrico, potete anche usare una frusta a mano se preferite. Io mi trovo abbastanza bene con lo sbattitore elettrico e quindi utilizzo questo. La velocità, se nel caso utilizzate questo, direi che può andare bene anche quella media, almeno per le prime passate. Ecco, in questo caso, se volete montare le uova di più rispetto a quello che vedete adesso, potete aumentare la velocità. Quando avrete ottenuto un impasto di questo genere, quindi di questa consistenza, potete proseguire aggiungendo il resto degli ingredienti. In questo caso aggiungiamo lo yogurt. Quindi prendete il vostro yogurt e semplicemente lo aggiungete in questo modo, ce lo versate tutto. E anche in questo caso girate a diciamo velocità media. Quando avrete ottenuto un impasto di questa consistenza, potete andare avanti ed aggiungere la farina e la bustina di lievito.
Io vi consiglio di aggiungere la farina per gradi e girare a mano, cioè utilizzare sempre lo sbattitore, ma non alla velocità, diciamo, elettrica, ma girandolo a mano. Questo perché? Perché se voi andate subito e partite subito con la velocità elettrica, quello che succede è che si formeranno dei grumi e sarà poi difficile girare la torta senza creare, diciamo, dei pasticci. Quindi la girate un pochino in questo modo, così, proprio a mano, tranquillamente. Poi quando aggiungerete il latte vedrete che diventerà tutto molto più morbido. Aggiungete la bustina di lievito. E anche in questo caso girate a mano, utilizzando le fruste dello sbattitore a mano. Ok, a questo punto possiamo aggiungere il latte e utilizzare di nuovo lo sbattitore facendolo andare usando l'elettricità. Quindi il latte, io direi, tanto per darvi l'idea, se volete utilizzare una misura, prendete un bicchiere e misurate 2 dita di latte. Se poi ne mettete troppo diventa troppo fluido e quindi non va bene. Andiamo a velocità media sempre. Quindi vedete che già con il latte è tutto molto più morbido. Vedete che la consistenza della vostra torta è questa. Ed è assolutamente, perfetta come consistenza. Adesso bisogna aggiungere l'aroma. Quindi in questo caso aggiungiamo, nel mio caso aggiungo il rum. Il vostro aroma, ok, aggiungete e anche in questo caso potete girare o a mano oppure facendolo andare con la velocità elettrica. Io preferisco utilizzarlo elettrico, velocità media, questa consistenza qua. E la torta direi che è pronta per essere messa nel tegame. Ovviamente è meglio aiutarsi con una spatola per dolci come questa. Quindi intanto cercate bene sempre di togliere bene tutti i residui dell'impasto dalle fruste del vostro sbattitore elettrico in modo che non vada sprecato nulla. Ok, in questo caso direi che le possiamo togliere. E avete, la torta è di questa consistenza. Adesso bisogna metterla nel tegame. Io utilizzo un tegame come questo, che è un tegame, diciamo, per plum cake. Io utilizzo questo tipo di tegame. Metto ovviamente nel tegame la carta forno, eccola qua, e poi inserisco all'interno del mio tegame. Ora qui la carta forno ovviamente viene un po' su, ma poi col peso dell'impasto resterà giù, e inserisco il mio impasto all'interno del tegame. Adesso ovviamente io tiro giù tutto l'impasto e poi dopo lo sistemo. Quindi lo tirate giù in questo modo, voi vi accorgerete già se va bene la consistenza nell'impasto in base a quanto sarà semplice tirare giù l'impasto. Ovviamente se è troppo duro vi rendete conto che non è abbastanza fluida la consistenza, magari giratelo ancora un pochino. Adesso stendiamo un pochino l'impasto in questo modo, in modo da renderlo ovviamente il più omogeneo possibile. Ok, fate così. Adesso, se voi vi ricordate, avevo detto che avrei utilizzato questo zucchero. Io questo zucchero lo utilizzo come decorazione, quindi lo metto sopra alla mia torta prima di metterla in forno. Quindi poco, è ovviamente una spolverata, diciamo. In questo modo. Ok. Questo è l'impasto pronto con lo zucchero sopra. Adesso va infornato. Io lo metto sempre nel forno non ventilato e lo lascio cuocere molto molto lentamente perché lascio una temperatura di 180 gradi. Quindi
quindi molto molto bassa, perché preferisco che la torta cuocia molto lentamente e che lieviti di più. Quindi con una temperatura di 180 gradi dovrà cuocere almeno una quarantina di minuti, poi dipende anche dal vostro tipo di forno. Nel mio forno sono sufficienti più o meno 40 minuti. Lo inforniamo il nostro plum cake e ci vediamo dopo ovviamente per l'assaggio. Ecco ragazzi, questo è il risultato. Come avete visto, la torta è ben lievitata. È molto soffice, perché vi assicuro che è molto soffice. Ovviamente attraverso il video non posso farvi sentire il profumo, ma vi assicuro che ha veramente un ottimo profumo. Adesso quello che farò è tagliare questa torta insieme a voi per farvi vedere quanto è soffice. Eccoci qua sul ripiano della mia cucina e vi faccio vedere quanto è soffice questa torta. Quindi ne tagliamo una prima fetta. Vedete come si taglia anche molto molto semplicemente. Solleviamo leggermente la carta da forno proprio per mostrarvi com'è la torta all'interno. E come potete vedere è davvero davvero molto molto soffice. Ecco ragazzi, questa era la torta, avete visto quanto è soffice, avete visto com'è semplice, non mi resta che augurarvi buon appetito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!